Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Incolonnamenti in A1 per mezzi in lento movimento tra Valdarno e Arezzo, la direzione Roma. Si informa che sulla vecchia strada regionale 429, interdetta in questi giorni per allagamenti, è stata ripristinata la viabilità con doppio senso di circolazione, chiusa invece la provinciale 58 poco prima dell'abitato di Piancaldoli in Alto Mugello, motivo una frana. Veniamo a Firenze, lavori di riqualificazione dei marciapiedi. Da lunedì 21 ottobre via Cavour, i lavori interesseranno l'incrocio con via Guelfa. In via Cavour istituiti restringimenti di carreggiata tra i civici 31 e 63R, via Guelfa sarà chiusa da via Cavour a via San Gallo, termine dei lavori previsto il 10 novembre. In chiusura le previsioni del tempo con il Lamma, addensamenti sulle zone appenniniche domani dove non si escludono piovigine, nel pomeriggio addensamenti con isolati rovesci su colline metallifere ed amiata. Ed è tutto per oggi, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.